a tutti ragazzi e ragazze. Ciao ragazzi. C'è anche Dani qui con me, quindi siamo arrivati al momento cruciale. Questo video abbiamo aperto insieme la scatola misteriosa e pericolosa. Quindi c'è arrivato un altro Al pacco. centro. Dentro, come potete vedere, c'è scritto Exogi, c'è un artwork di tre bellissimi alienotti molto molto particolari, devo dire. Quindi a questo punto abbiamo svelato l'arcano. Sono arrivati in mezzo a noi questi alieni, o meglio, sono tornati perché questa è la seconda invasione. Tra gli anni 80 e 90 erano già arrivati tra di noi milioni e milioni di exogini. La loro forma era diversa. A questo punto penso che si siano evoluti e sono ritornati sul nostro pianeta per conquistare tutto, o comunque non solo il nostro pianeta. Quindi a questo punto direi che andiamo ad aprire questa scatola e li scopriamo insieme. Il primo personaggio che vi presento, ed è il primo ad essere atterrato nel pianeta Terra, è Ranger Danger. Lui, come potete vedere, si illumina di verde e devo dire che è veramente super super simpatico. Quindi andiamo a vederlo da più vicino. Lui è Ranger Danger, come potete vedere, ha una bellissima tuta spaziale rossa. Il corpicino invece è verde trasparente e qui c'è l'interruttore per spegnere ed accendere la lucina. Sul pancino ha un piccolo disegno in rilievo di Saturno, ha il faccino tutto giallo, un po' deformato, degli occhiali verdi e un'espressione un po' sono il capo del mondo, sono arrivato a conquistare la Terra e piano piano conquisterò tutto l'universo, vero Dani? Anche sopra la testina ha questa sorta di tuta spaziale rossa con dei dettagli in argento e quindi lui, come vi dicevo, si chiama Ranger Danger. Adesso andiamo a conoscere gli altri exogini. Sul pianeta Terra è arrivato anche Slim. Lui si illumina di arancio e quindi andiamo a vederlo da più vicino. Quindi il nostro Slim ha una faccina molto perplessa e devo dire che è molto molto simpatico. Quindi, come potete vedere, porta degli occhiali, ha un occhio più grande dell'altro, ha la faccia ricoperta di pustole e i suoi dentoni sono piuttosto gialli, vero? Probabilmente durante il viaggio per arrivare nel pianeta Terra non ha avuto modo di usare uno spazzolino da denti. Ha ben quattro mani e tutte e quattro le manine si possono muovere. Poi, come potete vedere, ha i capelli marroni, questa tutina in arancio e marrone. Quindi lui è Slim e devo dire che lo trovo veramente molto molto È simpatico. arrivato il turno di Blinkin. Lui, come potete vedere, si illumina di azzurro. Mi piace veramente tanto la sua luce. Blinkin è un exogino un exogino con tanti occhietti, quindi ha ben tre occhietti. Avendo ben tre occhi, sicuramente al nostro Blinkin non sfugge nulla. Quindi la sua tuta spaziale è azzurra e argentata, ha una sorta di mascherina sul viso, ha dei guanti rossi, anche lui può muovere le sue manine. E sul pancino ha una sorta di stemmino a mo' di biscione, non so se riuscite a vederlo, quindi anche lui ha il pancino trasparente, mentre tutto il resto della tuta spaziale è opaco in azzurro, in rosso e in argento. E devo dire che questi colori mi ricordano un po' i colori della tuta di un supereroe molto famoso, quindi probabilmente anche lui aspira a diventare un super exogino. Ecco qua il nostro Blinkin, molto carino anche lui. Ed è arrivato il turno di Tim e Squid. Devo dire che questi exogini sono veramente super adorabili e simpaticissimi. Anche lui ha una luce in azzurro, ma a differenza di Blinkin rimane un azzurro un po' più tenue. Quindi andiamo a vederlo da più vicino. Penso che questo sia il mio preferito. A te piace, Dani? Sì, perché c'è anche lo schifo sopra la testa. C'ha uno schifo sopra la testa, esattamente. Quindi, come potete vedere, lui ha un visino di un bel color verde menta. Anche lui ha ben quattro mani, si muovono tutte, quindi la sua tuta spaziale è in La sua azzurro. espressione è molto tenera, devo dire la verità. Non fa tanta paura. Tu che dici, Dani? Tim e Squid sono cattivi? No, dai, lui sembra così tenero e dolce. C'ha un ciuffetto in testa.
Quindi sopra la sua testolina appunto c'è Squid, questa sorta di blob verde trasparente con degli occhietti perplessi arancioni. Quindi diamo un bel benvenuto anche a Tim e Squid, benvenuti sul nostro pianeta Terra. Il turno adesso di Robogino, un exogeno per metà robot e per metà scheletro secondo il mio punto di vista. Devo dire che lui è piuttosto inquietante, secondo me è uno degli exogeni più pericolosi, vero Dani? Sì, e anche i piedi come un ragno. E anche i piedi un po' come un ragnetto, è vero, quindi è un ragno robo scheletro. È un po' di tutto, quindi anche lui si illumina di verde, quindi vediamolo più da vicino. Come tutti gli altri exogeni ha la parte centrale del corpo, quindi il pancino trasparente. Il faccino, come vi dicevo prima, ricorda per metà uno scheletro e per metà un robo, quindi lui ha un solo occhio. Ecco qui la sua testolina invece che rimane verde trasparente, quindi si vedono tutti i suoi ingranaggi da robot all'interno della sua testa, e come potete vedere appunto lui è un robot a tutti gli effetti. Quindi da questa parte ha una mano molto inquietante e dall'altra ha una sorta di mano a mo' di pinza, di sciabola, non ne ho la più pallida idea. Questi sono i suoi piedini che, come diceva Dani, ricordano un po' quelli di un ragno robot, e qui sul pancino ci sono disegnati degli ingranaggi. Quindi benvenuto anche a Robogino, che a mio parere è il più pericoloso di tutti gli exogini, e quindi ricongiungiamolo insieme ai suoi amici e andiamo a scoprire l'ultimo exogino. Benvenuto quindi anche a Sluggy Boy, questa sorta di ranocchio viscidoso, melmoso, vero Dani? Come lo slime. Esatto, è piuttosto cicciotto, la sua lucina è azzurra e anche lui ha degli occhi sognanti, probabilmente sta sognando il pianeta perfetto. Quindi eccolo qui, lui è completamente trasparente, fatta eccezione per il musetto invece che rimane di un azzurrino opaco. Gli occhietti, come vi dicevo prima, sono trasognanti, sono arancioni, quindi questo è il retro del nostro Sluggy Boy. Ha le braccia che si possono muovere. Qui sul pancino possiamo notare una sorta di ragnetto in rilievo, quindi ecco qui il nostro Sluggy Boy. Guardate anche la codina, è super super simpatico. Quindi mettiamo Sluggy Boy insieme agli altri suoi amici exogini e andiamo a scoprire insieme la checklist di questi alieni super super paurosi. Quindi ecco qui i nostri exogini tutti insieme appassionatamente. Devo dire che a guardarli così mi inquietano un po', vero Dani? Sembra quasi che ci stiano guardando con una faccina tipo: quindi mo che se fa? Cos'è che possiamo fare, Dani, insieme a questi exogini? Gli diamo un bel benvenuto, gli prepariamo qualcosa da mangiare e li accogliamo a casa nostra, perché in fondo secondo me sono buoni. Quindi ragazzi, questa è la checklist dei nostri exogini e come potete vedere ci sono ben 12 personaggi collezionabili. Quelli che abbiamo scoperto oggi insieme sono Sluggy Boy, Ranger Danger, Slim, abbiamo l'altro exogino con tre occhi che si chiama Blinkin, abbiamo il dolcissimo Tim e Squid ed infine Blinkin. Sulla checklist possiamo vedere anche Muddy, che devo dire che è molto molto carino anche lui, quindi è una sorta di blob con 3000 occhi arancione. Abbiamo Octavius, che è una specie di polipo, esatto. Abbiamo Capitan Parrot, mi piace tantissimo questo perché mi ricorda un po' Davy Jones. Sì, guardate che carino, lo voglio assolutamente. Poi abbiamo Doc McFly's Bla, questa sorta di pianta aliena. Poi di quelli che abbiamo scoperto appunto insieme abbiamo Ranger Danger, Blinkin, Tim e Squid, Robogino, Sluggy Boy e Slim. Quindi eccoli qui tutti insieme appassionatamente illuminati, pronti quindi all'azione. Devo dire che questi exogini li trovo veramente fantastici. Come vi dicevo all'inizio del video, si sono evoluti perché tra gli anni 80 e anni 90 c'era stata una prima invasione, ma devo dire che appunto erano molto diversi rispetto a quelli che sono oggi, quindi si sono evoluti, hanno cambiato forma, si possono illuminare, probabilmente con queste luci tutte colorate interagiscono tra di loro, magari si inviano messaggi segreti che noi non possiamo neanche capire. Quindi ragazzi, che dirvi, li trovo veramente fantastici. Tutti i miei preferiti sono sicuramente Sluggy Boy
Sky, perché è di un bellissimo blu e poi c'ha una faccina super super simpatica. E poi mi piace veramente tanto anche la coppia Tim e Squid, perché adoro quel piccolo blobettino sulla sua testa e adoro comunque i colori di entrambi gli exogini. I tuoi preferiti quali sono, Dani? Questo. Quindi a te piace Robogino. E questo. E ti piace Ranger Danger. Effettivamente Ranger Danger secondo me è il capo di questa piccola armata. Che ne dici, Dani? Sì. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questi exogini, qual è il vostro preferito tra questi. Io come al solito vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.